Radio Comunale di Torino, trasmettiamo la telecronaca Juventus-Bordeaux per le semifinali della Coppa dei Campioni di Calcio. Telecronista Nando Martellini, regista Giancarlo Tommasetti. Gentili telespettatori, buonasera da Torino. La Juventus, campione d'Italia, alle soglie della finale della Coppa dei Campioni, ha di fronte stasera il Bordeaux, campione di Francia. Il sorteggio ha riservato i francesi e indubbiamente la sorte è stata benevola perché ha risparmiato alla Juventus il Liverpool. Però il Bordeaux, campione di Francia, è una squadra temibile innanzitutto perché rappresenta una nazione emergente in campo calcistico e presenta in formazione ben 5 campioni d'Europa. Cioè il Bordeaux è la struttura portante della nazionale transalpina, così come la Juventus lo è del resto della nazionale italiana. Ma la Juventus, arrivata a questa finale di stagione in forma invidiabile, risponde con i suoi 4 campioni del mondo, e cioè Scirea, Tardelli, Rossi e Cabrini, senza contare Platini, che è campione d'Europa e che non solo non milita tra le file francesi ma viene a rinforzare le file italiane. Ecco, Michel Platini può fare la differenza, anche se possiamo intuire la delicata posizione psicologica del campione francese contro i suoi compagni di nazionale, posizione che sarà ancora più difficile di questa sera al ritorno in terra francese fra 14 giorni. È comunque logico attendersi da questo doppio confronto italo-francese, protagonista in ogni caso Michel Platini, l'uomo che può fare la differenza e il risultato. Ecco le squadre che entrano in campo, le formazioni sono confermate, almeno quella della Juventus, mentre non abbiamo avuto notizie ufficiali su quella francese. I campioni d'Italia giocheranno con Bodini, Favero, Cabrini, Bonini, Caricola, Scirea, Briaschi, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek. La formazione dei francesi è Dropsy, Rohr, Tussaud, Pest, Batiston, Girard, Tigana, Chalana, Lacombe, Gires e Müller. La partita è affidata a una terna arbitrale svizzera. Il direttore di gara della Svizzera tedesca si chiama Galler. Sono presenti 70.000 spettatori, quanti ne può contenere lo stadio torinese. L'incasso è record per l'impianto torinese, 1 miliardo e 200 milioni. Affari d'oro anche per i bagarini, a poche ore dalla partita una tribuna centrale si vendeva a 600.000 lire. Da una mattinata incerta e minacciosa è uscita invece una giornata tiepida. Questa sera il tempo è ideale per una partita di calcio, abbastanza fresco, assenza di vento, terreno in ottime condizioni. La Juventus giocherà il primo tempo alla sinistra dei nostri teleschermi. Intanto le notizie che provengono da Milano ci confermano l'Inter in vantaggio per 2-0 a un quarto d'ora dalla fine. Calcio di rigore di Bredi nel primo tempo, raddoppio di Altobelli nella ripresa. E inizia a Torino
la semifinale andata della Coppa dei Campioni. Noterete nelle file francesi un giocatore con il numero 14, è l'ala destra Tigana, il quale sostiene che il 7 gli porta sfortuna e quindi chiede sempre di entrare in campo con il numero 14. Il capitano dei francesi è Gires. Ecco che tutto è pronto e l'atletico arbitro svizzero, che tra l'altro è un insegnante di educazione fisica, ha dato il via alla partita. È da supporre da questo primo palleggio a ritroso dei francesi che la tattica dei transalpini sarà difensiva. Ad ogni modo il loro centrocampo e soprattutto la velocità delle punte non deve trarre in inganno la Juventus, per la quale la cosa più importante ancora di segnare è non subire gol in questa partita di andata sul proprio terreno. Lo vediamo in azione Briaschi, poi è venuto in appoggio Scirea ed ecco un lancio di Boniek verso Rossi, che si attendeva il passaggio al centro mentre Boniek lo ha lanciato sulla fascia. Recupero di Ruhr, Tussou, Cialana, corto il suo appoggio indietro intuito da Boniek che si libera bene, servito Tardelli, Rossi, il tiro di Platini colpisce una mano di un avversario, ovviamente il fallo era involontario perché Platini ha scagliato il tiro da molto vicino, poi il tiro è stato di Briaschi con la parata di Dropsy dopo 1 minuto e 15 secondi. Ad ogni modo, senza che incocciasse con il braccio dell'avversario, il tiro di Platini era sembrato veramente pericoloso. Platini, il passaggio indietro intuito da Tigana, che ha assunto una posizione assai guardinga davanti a Battiston. Eccolo Battiston, stopper della nazionale, ha giocato anche libero nella nazionale. Poi abbiamo visto impegnato Specht. Ecco Bonini in attacco su Tigana. La rimessa in gioco è francese, effettuata da Tussou. Il palleggio con Cialana è imperfetto, la palla va oltre la linea bianca per questa rimessa in gioco di Tardelli su Platini. Esce Tardelli dalla mischia, mentre vediamo che il tecnico francese ha messo su Platini addirittura Cialana. Ecco sul rimpallo con Rossi, Specht. Colpo di tacco di Müller, sul quale è entrato Caricola in gioco pericoloso. Fermato il gioco dall'arbitro svizzero e calcio di punizione in favore dei francesi, affidato al terzino Tussou. Sul lungo lancio il colpo di testa è stato di Favero, poi ha recuperato Bonini, ancora Favero che dovrebbe occuparsi della marcatura di Lacombe. Boniek, apertura di Boniek per Platini in area di rigore. Due uomini su di lui, erano Specht e Tussou, hanno liberato, ma va in appoggio in avanti Caricola. Platini su Boniek. Bello il passaggio di Boniek, bello anche l'inserimento di Platini, bello anche l'inserimento di Boniek.
purtroppo però nel rimpallo si è allungato troppo il pallone che è terminato sul fondo per questa rimessa di Dropsy. Cialana, Müller manda al centro un pericoloso pallone, Müller, che effettua questi cross quasi da fermo con palloni molto insidiosi nell'area di rigore juventina. Nessuno dei suoi però ha seguito. Cabrini è riuscito nel disimpegno. Briaschi, Rossi, Briaschi, lancio per Rossi, il triangolo non si chiude, la palla è troppo in profondità, tutta la comodità Dropsy di intervenire, ma l'arbitro fischia perché al momento del lancio in avanti è stato commesso fallo ai danni di Rossi, quindi c'è calcio di punizione. L'ha battuto Boniek, la palla spiove di un soffio alta per Cabrini che si era liberato in area e palla sul fondo. Buon inizio della Juventus, che sta giocando bene il suo ruolo di squadra di casa, che intende sfruttare nel miglior modo possibile i 90 minuti da giocare davanti al proprio pubblico prima di andare poi a ripresentarsi tra 14 giorni sul terreno insidioso di Bordeaux. Colpo di testa di Tardelli verso Platini, c'è fallo su Platini, vantaggio Rossi e Caricola, un po' di confusione fra i due e poi l'intervento di Cialana in fallo laterale. Rimessa in gioco di Platini, avanza dalla retrovia anche Scirea in questa occasione, solo Favero è in difesa. Platini di testa in avanti, Rossi palla a terra, Tardelli si libera del ritorno di Cialana, il cross è in profondità ma era per Platini, che tra l'altro stava rientrando per evitare di farsi trovare in posizione di fuorigioco. Il disimpegno di Spech, l'avanza di Cialana alla parte opposta, Batiston, ecco che compare il Bordone, la metà campo della Juventus, Lacombe, Giressi, Tigana, Batiston finge il tiro, poi serve Cialana, il cross del portoghese e Boniek in area di rigore che effettua il disimpegno e anche Platini è andato incontro alla palla. Rossi, Platini, andato in avanti Scirea, che è diventato l'uomo di punta in questa fase tattica, sul quale vanno a chiudere Rohr e Batiston. Lungo rinvio di Dropsy, colpo di testa di Caricola, poi un controllo di palla un po' approssimato di Cialana, il passaggio indietro a Tussaud, interviene adesso Tigana, ma intuisce bene Caricola, viene in avanti Rossi, Caricola, apertura per Boniek che si porta la palla in avanti, il colpo di testa di Spech impedisce a Platini di inserirsi. Uno scontro a tre fra Cabrini, Batiston, e Tigana, che appare il più malconcio, eccolo lì sulla destra. È entrato, avete visto, Cabrini tentando l'anticipo, ma si è scontrato con due suoi avversari, Batiston e Tigana, nell'impatto fra i tre i due francesi hanno avuto la peggio. E sia Tigana che Batiston sono adesso oggetto di assistenza da parte dei medici e massaggiatori delle rispettive panchine. L'incidente è avvenuto dopo 9 minuti di gioco, il punteggio è 0-0.
ecco che fortunatamente si rialzano entrambi, mentre la nostra regia ci fa rivedere l'azione di Boniek con il lancio su Rossi anticipato dal colpo di testa di Specht. Poi ecco Cabrini che arriva, nessuno dei tre tocca la palla, avete visto? E l'impatto a tre si risolve per fortuna senza nessuna conseguenza. Il gioco è ripreso, i tre giocatori coinvolti nello scontro hanno ripreso la loro posizione. Cabrini e Bonini ripropongono l'azione della Juventus, Platini mobilissimo stasera, lancia sulla destra Tardelli. Tussaud che marca a zona, ferma l'azione, poi la palla è controllata con calma da Cialana, rimandata in avanti verso Gires. Fallo di Tardelli sul capitano della formazione francese e calcio di punizione in favore del Bordeaux. Senza nessuna fretta il Bordeaux ha preparato questo calcio di punizione. Ecco poi Tussaud, il servizio è su Gires che cambia gioco per questa avanzata di Roor. Poi è intervenuto Tigana, questi è Specht, ecco ancora Tigana. Il passaggio in profondità di Tigana si spegne sul muro della difesa juventina e poi ecco Rossi lanciato alla perfezione da Platini. È solo, deve fare tutto da solo. Cerca di passare a Briaschi, ci riesce, rimette ancora in avanti Bonini, il passaggio indietro di Cialana sta per mettere in difficoltà la propria difesa, riesce a liberare ancora Cialana sul tentativo in avanti di Tardelli. Boniek, Tardelli, spiove il cross di Tardelli, Boniek e ottiene un calcio d'angolo, non riesce a mandare la palla al centro per l'opposizione o di Battiston. È il primo calcio d'angolo della partita, 12° minuto. Io ho qui accanto a me gradito ospite José Altafini, faremo due chiacchiere più in là. Ecco il cross di Bonini e il colpo di testa di Tardelli, forte il tiro, purtroppo viene fuori centrale dalla parte opposta a Caricola, fermato Müller. Riparte ancora la Juventus con Cabrini che lancia Scirea. Fallo su Scirea, l'ha commesso Roor e c'è un calcio di punizione in favore della Juventus. Dal limite l'area piccola, no, soltanto la rimessa per palo laterale. Il fallo su Scirea non è stato rilevato. Boniek, poi è Briaschi che riesce a mandare al centro un difficile pallone, però per l'opposizione opposta da Roor. E viene fuori un cross rasoterra lungo linea, preda del portiere. Favero sul rinvio controlla male il pallone, lo mette in faro laterale. Vi dicevo di José Altafini che è qui in cabina, ormai è una tradizione, può anche un portafortuna, era qui la sera della Supercoppa con il Liverpool. Ruba un pallone Boniek che scatta in profondità, Boniek entra in area, pallone al centro per Briaschi, colti tutti in contropiede, manovra Rossi, Platini, Boniek, Platini, sullo spiovente di Boniek, deviazione di testa di Platini, parata di Dropsy. Colpo di testa è stato di Favero, controlla adesso la palla Gires. Tigana, Cialana,
Tiganà, Müller, Cialana, Lacombe. È la prima volta che il centravanti si mette in luce, ha davanti a sé Favero e Favero gli impedisce il cross. Ricorderete Lacombe, che adesso ha 32 anni, al campionato del mondo in Argentina, quando ci segnò alla partita di esordio al Mar del Plata quel gol dopo pochi secondi. Boniek, mentre viene in avanti anche Caricola. Bonini, Tardelli, lanciato sulla sinistra Cabrini, palla a seguire per Cabrini, deviazione di testa di Rohr in fallo laterale. Rohr è tedesco di Mannheim, è stato anche nazionale olimpico di Germania. L'offensiva juventina è di Bonini, che ha alle costole Gires. Se ne libera e manda al centro questo pallone. Tenta di saltare Briaschi, spostato lateralmente da Girard, quel tanto che basta per metterlo fuori traiettoria senza attirare l'attenzione dell'arbitro. Müller ha toccato un pallone di testa, lo spegne con il petto Tiganà, atterrato da Boniek. Calcio di punizione in favore dei francesi. L'arbitro ha detto a Boniek che ha preso nota dell'intervento, mentre Scirea va a protestare per le continue perdite di tempo. Siamo infatti già oltre il primo quarto d'ora, il punteggio è 0-0. Come ti sembra, José Altafini, iniziata questa partita per la Juventus? Direi che questo sistema a zona che pratica il Bordeaux facilita molto l'introduzione degli attaccanti della Juventus, tanto è vero che ogni volta che arriva vicino all'area crea dei grossi pericoli. Penso che la Juventus a questo punto già potrebbe aver segnato un gol, e quello che, se continua così, sicuramente succederà presto. Il calcio di punizione è stato battuto da Batiston, l'ha messo fuori Scirea, lo controlla Boniek. Prosegue l'azione Tardelli, che ha superato la metà campo, poi Scirea, prima vince poi perde un rimpallo, Lacombe, Gires e Müller, lanciato dalla parte opposta, va a chiudergli la strada Caricola, dietro c'è Bonini, mentre sta rientrando Scirea, che aveva effettuato una puntata in attacco. È stato comunque Bonini quello che ha chiuso l'azione degli avversari. La rimessa in gioco verso Gires, controcross, allontana Favero, riprende Tiganà. Sono velocissimi nel controllo di palla i francesi quando non praticano tattiche ostruzionistiche. Avete visto Cialana verso Tiganà, viene in avanti anche il terzino Tussaud, che manda un cross verso la porta e sul fondo. Comunque il primo pallone indirizzato verso la porta juventina dai campioni di Francia al 18° minuto del primo tempo. Mentre Platini prova a costruire ancora un'azione per la Juventus, ecco servito Rossi, che scatta, chiede e ottiene l'aiuto di Briaschi. Boniek favorisce il tiro di Cabrini, arresta con molta calma Batiston e mette fuori area, mentre Gires capovolge la situazione verso il centrocampo. Lo lascia passare Tiganà. Batiston, Rohr rinunciano alla tattica in velocità. I girondini preferiscono mantenere il possesso della palla. Müller, finché non arriva Caricola e mette fuori. Trappattoni ha messo Caricola su Müller, mentre Favero se la vede con Lacombe. Cabrini in teoria dovrebbe controllare Tiganà, che però rimane quasi sempre nella propria metà campo. Calcio di punizione concesso ai francesi.
ha messo con cura la palla a terra Gires, alle sue spalle c'è Tiganà, ma tira Gires, la palla in area, colpo di testa di Boniek, colpetto Bonini, Platini. Rossi, mentre in attacco c'è solo Briaschi in questa fase offensiva. Adesso è andato anche Rossi, mentre prosegue l'azione Tardelli verso la metà campo. Ecco Briaschi che riceve sulla destra. Attaccato dal terzino, perde la palla, va in suo appoggio Caricola, ma Briaschi mantiene il possesso della palla. Boniek, Platini. Intervento su Platini, piuttosto duro da parte di Rohr, non rilevato dall'arbitro. Platini si rialza, rientra, niente di allarmante, mentre l'azione è proseguita da Tiganà, si risposta sul suo naturale posto Cialana, Lacombe, poi Müller. Era avanzato il terzino Rohr, adesso Gires, Müller, Tiganà, esce il portiere Bonini, ma la palla era già fuori delle possibilità di Gires. Briaschi, assaltato molto bene Tussu. Briaschi, palla al centro, hanno il vantaggio i giocatori francesi, ma prosegue Tardelli, apertura per Cabrini. Cabrini, triangolo con Briaschi, arriva con un attimo di ritardo Cabrini. Deviazione all'ultimo momento di Rohr, va a terra Cabrini, però sinceramente non mi sembra un fallo grave ai suoi confronti. C'è il calcio d'angolo che è il secondo in favore della Juventus, giunge dopo 22 minuti, punteggio è 0-0. Dalla bandierina Rossi, ha portato via il pallone Tussaud, mentre prova l'attacco la Francia con Lacombe, con Gires. Velocissimo questa mezzala della nazionale francese. Non insiste in profondità, mandato indietro a Specht, Tussaud, Cialana, Gires, Rohr, ecco il uno dei tedeschi in squadra, Tiganà, Müller, ha messo fuori molto bene Caricola, ma la palla torna ai francesi, finché non arriva Bonini, fallo di Gires su di lui, punizione per la Juventus, già battuta, manda in avanti Cabrini. Boniek, sulla destra è libero Tardelli, eccolo che riceve. Prontissimo il cross di Tardelli, esce il portiere ed è preceduto addirittura dal suo terzino Rohr. Dropsy era forse in una posizione tale per cui non avrebbe raggiunto il pallone, ha capito tutto Rohr e ha messo il calcio d'angolo per il terzo tiro dalla bandierina, dalla lunetta Rossi. Tardelli alza la palla, Cabrini, poi una mezza rovesciata di Briaschi, viene fuori un campanile controllato senza difficoltà da Dropsy. Rohr, Lacombe, Tiganà, Gires. È fermato da Scirea, prosegue l'azione Lacombe, ancora Gires, Müller, cross di Müller fermato da Scirea con molta calma e fuori per Boniek. Comunque sono pericolosi questi contropiedi francesi, la Juventus deve tenerne conto. Rossi si libera sulla sinistra, Cabrini, ha davanti a sé il terzino Rohr, cede a Briaschi, Briaschi verso Rossi,
sbuca Battiston con le buone e con le cattive, libera, ma la palla è uscita oltre la linea bianca. Rimessi in gioco di Cabrini. Platini. Tardelli. Palla in area, un colpo di testa di Specht, poi ruba la palla a Cabrini. Servito Rossi, va a chiudere ancora Specht, un paio di finte di corpo. Rossi è messo fuori causa, d'altra parte era scattato sul rimpallo appena possibile, ma sempre in ritardo per controllare il pallone che va sul fondo. E siamo al 25esimo minuto del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Proiezioni offensive continue della Juventus, qualche contropiede francese, ma soltanto un paio di volte ha assunto un carattere di pericolosità. Colpo di testa di Bonini, ancora Bonini verso Cabrini, è meglio piazzato però Rohr verso Lacombe, anticipato da Favero. Bonini, Platini, lanciato Briaschi. Briaschi verso Rossi, riesce però Battiston, dopo l'intervento di Specht, a mantenere il controllo della palla. Il lancio è di Rohr, deviazione di Favero che però favorisce l'intervento di Lacombe verso Gires. Gires fermato da Caricola che sta giocando un ottimo inizio di partita. Il lancio ancora per Cialana che effettua anche lui un cross sul fondo inutilizzabile dai suoi giocatori. La partita è interessante, le squadre la stanno giocando bene, specialmente la Juventus, tuttavia il gioco risente di un certo nervosismo dato dall'importanza di queste partite. La Juventus d'altra parte è giunta ormai alla semifinale, così il Bordeaux, la finale è dietro l'angolo. Rossi, Platini, Boniek, al momento del tiro di Boniek c'è una deviazione di Girard che causa il quarto calcio d'angolo a zero in favore della Juventus. Hanno reclamato ancora una volta ed era quarta i giocatori della Juventus per dei falli di mano in area. In tre volte su quattro mi sembra che l'arbitro avesse ragione a non concedere. Tiro di Platini, colpisce ancora una volta Specht, anche sfortunata la squadra campione d'Italia. Almeno tre tiri sono andati con un rimpallo incontrollabile sul corpo di difensori avversari. Adesso ha tirato Platini e ha colpito Specht. Vediamo Rossi adesso in posizione della destra. Tardelli tenta il cross di prima, al pari dei suoi avversari nelle occasioni precedenti, però calibra troppo in profondità il cross che va sul fondo. 28 minuti di gioco, un primo panorama si può già fare. Mi sembra che la Juventus faccia quello che è in suo dovere, no? Altafini, anche se un certo nervosismo per l'importanza della partita annebbia un po' le idee. Io penso che la Juventus ha fatto il suo meglio. C'è un fatto molto importante, che il Bordeaux negli ultimi minuti ha cominciato un po' a slegare, ha giocato un po' meglio, ha preso un po' possesso del centrocampo, però non rivelandosi mai pericolosi in attacco, mentre la Juventus può recriminare qualche occasione da gol che poteva già essere concretizzata, specialmente i due tiri di Platini che si sono proprio schiacciati. Vediamo Boniek è gol. Boniek porta in vantaggio la Juventus, 29esimo minuto. Ecco, rivediamo Boniek, lanciato alla perfezione, tenta l'ultimo ostacolo Tusso e Boniek coglie in contropiede il portiere, proprio la palla gli passa sotto il corpo. La Juventus è in vantaggio, 29esimo minuto del primo tempo. Boniek.
aveva ragione José Altafini, ha portato anche fortuna in uno di questi tentativi, aveva detto la Juventus passerà, è passata con Bonio. Le immagini di nuovo in diretta. Specht, Girard, Tigana, niente, non ha intenzione di modificare il suo assetto tattico la squadra francese, va in pressing Tardelli, Platini riconquista la palla, ancora Tardelli con il servizio su Cabrini, cross per Platini, ferma con Platini, tenta il tiro, ancora una volta un avversario sulla sua strada, Rossi, Platini, Bonini, Platini, il cross, colpo di testa di Briaschi, in mischia, colpisce la palla debolmente, poi è allontanata da Girard, insiste la Juventus, passata in vantaggio con Boniek da poco, Rossi tenta il cross, Cabrini, nuovo calcio d'angolo, è il quinto a zero, e oltre alla continua preponderanza offensiva giustifica il vantaggio, ecco Rossi, Briaschi, ancora Rossi, cross di Rossi, colpo di testa di Scirea e la palla sfiora proprio il palo fuori della portata di Dropsy, vicinissima al raddoppio, la Juventus è al 31esimo per merito di Scirea. Colpo di testa di Boniek, Cialana, fallo di Boniek, anzi no, di Cialana, mentre il Bordeaux chiede una sostituzione. Mi pare che esca Girard. È uscito Girard e al suo posto entra Delachey. Non vedremo più il numero 6 Girard, al suo posto la squadra francese ha fatto entrare il numero 12 che è Touvenel. Boniek va a difendere questa puntata in avanti di Tigana e il suo gol di vantaggio, facendo intervenire Bodini, mentre un lancio ancora di Platini verso Rossi, fermato da Specht. L'arbitro e Platini hanno un po' ostacolato Tigana, la palla torna alla Juventus con Favero e con Boniek. Il lancio di Boniek per Platini, scatta Platini, colpo di testa di Battiston. Aveva intuito Tardelli il passaggio laterale ma non riesce a fermare, carica di Tardelli su Tigana. Niente vantaggio, dice l'arbitro svizzero, ma calcio di punizione in favore del Bordeaux. Il nuovo è entrato, Touvenel ha fatto la comparsa nel gioco, poi Gires, poi Rohr, autore di questo pericoloso cross che ha alzato il campanile in aria da Scirea e poi risolve ancora una volta Caricola. Poi il colpo di testa di Tardelli, Gires. Ancora Gires che vince un rimpallo. Lo ha fermato ancora una volta Favero e Platini lancia Boniek fuori gioco.
di Ganà. Roar. Non riesce a passare l'opposizione di Cabrini e la palla se ne va sul fondo. 10 minuti alla fine del primo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0 per la spinta subita da Cabrini. È stato battuto un calcio di punizione. Bonini, Boniek, Cabrini, Bonini, Platini. Ancora il lancio di Platini, questa volta per Tardelli. Il colpo di testa di Battistone, il passaggio indietro da parte di Specht e Dropsy ha evitato il calcio d'angolo. Ecco Tuvenel. Il rimpallo aveva favorito in un primo tempo Cabrini, ma poi la palla è ritornata a Battistone, a Gires, a Tigana, Gires. Finora le stelle del Bordeaux non hanno certo brillato, impegnate in una partita di contenimento. Ferma Bonini, Gires, Cialana, Lacombe, Caricola, anche in questa occasione con molta calma. Il giovane Caricola, con esperienza da veterano, ha effettuato un disimpegno perfetto, così come è ordinata l'azione che ha già portato la palla nella metà campo francese, da Boniek a Cabrini. Il lancio verso Platini, Rossi, fermato Platini, forse non troppo regolarmente, ha cercato di approfittare della palla Rossi, ma ha scaricato sull'esterno della rete al momento di chiudere un'azione che lo aveva portato forse un po' troppo lateralmente rispetto alla porta francese. Boniek, controllo al volo, eccellente, scatto per Bonini, ma ne approfitta Platini. Il lancio per Bonini, colpo di testa di Battistone, Cabrini, Cabrini, Briaschi, tiro di Briaschi, di un soffio al lato. Briaschi ha ripetuto da posizione un po' arretrata il tiro che aveva fruttato il gol nel derby della domenica precedente. Questa volta ha angolato troppo la palla, che è passata radente il palo sinistro della porta francese. Tiro di Briaschi, 38esimo. Caricolo anticipo, però la palla è recuperata dalla Combe, poi portata in avanti da Tigana, messo a terra da Bonini. Punizione per i francesi. Gires sulla palla, indietro Battistone, Gires, ha toccato Battistone, Lacombe, Bonini di forza, Briaschi, Cabrini, ha resistito una carica Cabrini, Tardelli, Rossi. Mentre c'è Briaschi in posizione centrale in attacco, Boniek riceve sulla destra, Platini è libero ma in posizione troppo arretrata. Il lancio è su Rossi, aggancia invece Tussaud, che libera con l'aiuto di Tigana, fermato da Boniek. Irregolarmente calcio di punizione in favore dei francesi. Tigana è andato a finire nel recinto della panchina, rientra in campo
riprende il suo posto anche se zoppica un poco, mentre Battiston supera da metà campo, lungo lancio, colpo di testa di Caricola, lo lascia rimbalzare Cialana preferendo il palo laterale a un problematico controllo, rimessa in gioco ancora di Cialana, Lacombe anticipato da Favero, anzi erano Müller, la palla va in palo laterale, rimessa in gioco di Cialana, Müller e Caricola, Cialana, deviazione ancora di Caricola ed è il primo calcio d'angolo in favore del Bordeaux. Giunge a 5 minuti esatti dalla fine del primo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0, il conto dei corner è 5-1 in favore dei padroni di casa, va alla bandierina il terzino Tussaud. La palla è ribattuta da Bonini, di nuovo in calcio d'angolo e il conto passa a 5-2. Si ripete la scena, Tussaud e ancora di testa Bonini. È stato Rossi a mettere la palla di testa fuori area. La rimanda in avanti Battiston, la colpisce di testa Favero. Giresse appoggia sulla sinistra dove non c'è nessuno perché sia Lacombe che Müller gravitavano verso il centro dello schieramento offensivo. Fallo laterale quindi, clamoroso da parte del Bordeaux, la rimessa in gioco di Scirea, Bonini e Tardelli, ma non può intervenire Tardelli perché Bonini ha già mandato la palla a Platini. Rossi, Bonini, Favero, Scirea, Rossi, Tussaud è riuscito a rinviare il pallone ma ha commesso fallo Rossi nei suoi confronti. Punizione già battuta in posizione letale da Tiganà e i francesi hanno fatto già giungere la palla al loro portiere. Non hanno modificato per nulla lo schieramento tattico dopo aver subito il gol. Effettivamente in questa partita di andata, in queste partite di 180 minuti, difendere lo 0-0 è la stessa cosa che difendere lo 0-1. Il passaggio in avanti è di Favero verso Rossi, Favero lo rileva bene, Favero, vediamo se riesce a effettuare il cross, ci riesce, ma non riesce però Briaschi a toccare il pallone vincente verso il portiere per l'opposizione che gli pongono insieme Battiston e Specht, e ne viene fuori il sesto calcio d'angolo in favore della Juventus dalla bandierina Briaschi. È calibrato un po' troppo alto il corner di Braschi, di Briaschi, traversa tutta l'area di rigore e va sul fondo dall'altra parte. Il corner di Briaschi è stato battuto a 2 minuti dalla fine del primo tempo. La Juventus conduce per 1-0. Cabrini rimette la Juventus in posizione offensiva. Specht salta insieme con Rossi e dalla meglio. Favero controlla un pallone, piuttosto che rinviarlo lo affida indietro a Scirea. Lancio in avanti di Scirea, controllato da Platini, bellissimo il lancio di Platini a Briaschi. Briaschi, ribattuto il tiro ma riprende Platini. L'arbitro è stato indeciso. Sembrava volesse assegnare il calcio di rigore, poi dopo ha cambiato idea e concede un calcio di punizione al Bordeaux per simulazione di fallo da parte di Platini.
rimbalzato la palla sulla testa di Müller. Scirea rilancia Boniek. Cabrini, che ha una posizione avanzata rispetto anche a quella di Bonini, che adesso è andato all'ala sinistra, ma Cabrini serve Platini, ritorna la palla a Cabrini. Boniek ritorna la palla a Rohr, che va poi ad evitare il calcio d'angolo, ma riprende ancora Boniek, vince il duello Rohr. Gires, Tigana, ecco il veloce contropiede francese, non si intendono Tigana e Müller e la palla va innocua tra le braccia di Bodini. Tardelli, Platini deve dribblare anche l'arbitro, Boniek, Platini, riescono tre uomini francesi a fermare il tandem Platini-Boniek, poi ecco il rilancio in avanti di Touvenel, Caricola va a impedire che si impossessi della palla Müller, il palo laterale è della Juventus e Müller è richiamato, non ammonito perché ha perso un po' troppo tempo. Il lancio di Boniek, questa volta è Cabrini che cerca di seguire la palla, non riesce a raggiungerla prima del fallo di fondo, anche per l'opposizione di Touvenel, che è il giocatore entrato al posto di Girard alla mezz'ora. Abbiamo già superato di un minuto e mezzo il primo tempo. I francesi fanno in modo che questo recupero scorra inoffensivo per loro, perdendo anche altri 30 secondi. Ecco il lancio di Dropsy, la palla di Müller, la rincorre Cabrini, alle sue spalle arriva invece Rohr, Cabrini si libera su Scirea che rimette subito in avanti per Favero. Boniek, Tardelli, ed è la fine del primo tempo. Primo tempo che vede la Juventus chiudere in vantaggio per 1-0. Direi che il gol del minimo scarto è un risultato molto avaro rispetto a tutto quello che ha costruito la Juventus, ai falli di mano che potevano anche causare i calci di rigore, al fallo su Platini che è stato trasformato in una posizione contro la Juventus. Insomma, finora credo che Juventus ha guadagnato meno di quello che ha meritato. Sì, io penso che la Juventus avrebbe meritato come minimo un altro gol, perché ha fatto una mole di gioco grandissima e solo per un soffio, per magari una disattenzione, poteva raddoppiare. Penso che il risultato a questo momento qua 1-0 è, come hai detto tu Nando, è avaro. Penso che il risultato poteva essere superiore, minimo almeno un altro gol da parte della Juventus. Anche se le Bordeaux nel secondo tempo, cioè nell'ultima parte della gara, della parte del primo tempo, è stato un po' in attacco, ma penso che sia stato un po' invito della Juventus al Bordeaux di attaccare per colpire in contropiede. Quello che hanno fatto Platini, Boniek, ce lo aspettavamo. Vogliamo dire una parola per quello che ha fatto Caricola in questo primo tempo? Sì, direi che i due uomini che marcano le due punte del Bordeaux, sia Caricola che Favero, stanno giocando veramente con molta determinazione, stanno marcando molto bene e direi che per la Juventus sta conducendo una gara perfetta. Ecco, adesso lasciamo il microfono a Beppe Barletti, che durante l'intervallo ci farà aggiungere commenti e pareri da parte della tribuna stampa e della tribuna d'onore. A te Beppe. Stasera vorrei dire che tu hai sottolineato una cosa importantissima per una squadra di club italiana, che gioca con un libero che sta facendo a volte il centrocampista, importantissimo questo in campo internazionale. Sì, e lo dovrebbe fare più spesso, diciamo, e in campionato anche a noi ci piacerebbe vedere questo, perché la Juventus dispone di un potenziale tecnico talmente forte che oggi la sua posizione di campionato, diciamo, è mortificante per quelli che considerano la forza e che il valore effettivo di tanti campioni. Ora, nelle partite di Coppa è evidente che il potenziale tecnico si esprime al più alto livello, perché ci sono più spazi, ci sono squadre di rango, dignitose, che giocano con la stessa orgoglio di fronte, quindi è un confronto a viso aperto, mentre invece in campionato spesso è un confronto contro chi si nasconde nella tana, ecco.
E Scirea dovrebbe, secondo me, ecco, farlo anche in campionato. Contro la zona comunque è importante che Scirea diventi il centrocampista aggiunto nei momenti che la partita lo richiede, non avventurosamente, ed è una mossa tattica indovinata ancora una volta di Giovanni Trapattoni, profondo conoscitore di calcio internazionale. Noi ringraziamo Bruno Bernardi e Lino Cascioli della loro cortesia, hanno abbandonato il posto di lavoro e hanno scavalcato decine e decine di persone per arrivare da noi, e in attesa di godere insieme a voi il secondo tempo, do la linea a Roma per la pubblicità. Grazie. Terreno di gioco, intanto è arrivato il risultato dell'altra semifinale, quella che si sta giocando in Inghilterra. Il Liverpool è in vantaggio per 1-0 sul Panathinaikos, identico risultato della Juventus che qui è in vantaggio per 1-0 sul Bordeaux. I commenti qui durante l'intervallo, voi ne avete sentiti di autorevoli al microfono di Beppe Parletti, sono tutti incentrati sul grande lavoro svolto dalla Juventus e sugli scarsi risultati ottenuti. Meritava molto di più dell'unico gol segnato da Boniek. Basti pensare che Bodini è rimasto completamente inoperoso. Non è che il portiere francese abbia avuto una grande mole di lavoro, ma perché gliel'hanno evitata i suoi difensori, perché molti rischi la porta francese ne ha avuta. Certo, la Juventus ha avuto a sua disposizione il momento migliore dopo aver segnato il gol, quando il Bordeaux, trafitto dallo 0-1, ha avuto un attimo di sbandamento. E lì la Juventus è stata sfortunata perché un paio di tiri, quello di Scirea di testa, ha carezzato il palo, quello di Briaschi il palo opposto, un paio di conclusioni di Platini hanno colpito avversari sulla traiettoria, forse con la mano, ma non si può pensare ad un calcio di rigore in quelle condizioni, perché il tiro era stato scoccato da distanza ravvicinata e non era possibile pensare alla volontarietà dell'intervento con la mano. Quindi la Juventus inizia il secondo tempo in vantaggio per 1-0, giocherà la ripresa alla destra dei nostri teleschermi. Il conto dei corner che sottolinea il vantaggio della Juventus di 6-2. Una sostituzione è già stata effettuata da parte dei bordolesi. È uscito Girard per infortunio ed è stato sostituito da Touvenel. La Juventus è rientrata adesso in campo. Stessa formazione, non ci sono sostituzioni, il Bordeaux ancora non si vede. Tifo eccezionale in questa serata torinese. Il pubblico ha letteralmente accompagnato la Juventus in tutto questo primo tempo aggressivo. Con grande volontà i giocatori juventini si sono spinti in avanti cercando il gol, ne hanno ottenuto uno solo, ne avrebbero meritato almeno un altro. Ecco adesso i giocatori del Bordeaux che entrano in campo. Manca ancora la terna arbitrale. Sottolineiamo quanto la Juventus è stata sollecita nel riprendere posizione, quasi impaziente di riprendere l'attacco che ha condotto per tutto il primo tempo. Boniek ha svolto un lavoro eccezionale per quantità e qualità, anche quello di Platini ovviamente, che è andato alla conclusione 3 o 4 volte ed è stato sfortunato. Ecco la terna arbitrale a passo di carica, riprendono tutti posizione sul campo, tutto è pronto per il secondo tempo. Batterà il calcio d'inizio la Juventus, risultato 1-0, il gol di Boniek segnato al 29esimo. Approfittiamo del momento, vi do lo schieramento della panchina juventina che ha accanto a Trapattoni e al dottor Giuliano e al dottor Laneve Tacconi, Pioli, Pramelli, Vignola e Kettinger.
iniziato il secondo tempo. Platini, la deviazione di Giresse, palla ancora Boniek, interviene Briaschi, Platini, disimpegno ma palla a Boniek, Briaschi in area, mantiene un possesso di una difficile palla in mezzo a due avversari finché in spaccata Röhr non la mette in palo laterale per la rimessa in gioco di Cabrini. Rossi, il fallo di Tuvenel su Cabrini, calcio di punizione in favore della Juventus, lo batte Rossi, mentre in area ci sono Cabrini, Briaschi, Tardelli, Scirea e Platini. Anche Rossi va in area, punizione di Boniek, palla che spiove, colpo destro di Cabrini che salta bene ma la palla è troppo alta per un impatto efficace verso la porta avversaria, fallo di fondo, colpo di testa di Cabrini. Bonini, Boniek, la palla rimbalza sul petto di Platini, la fa sua, il passaggio indietro, scambio con Tardelli, ancora Tardelli, ancora Platini che però non ha seguito l'azione del compagno di squadra e quindi ha buon gioco Tussaud per il rinvio, intervento di Favero, colpo di testa di Bonini e in difesa di Ganà riesce a scaricare la palla indietro al suo portiere, l'ha già scambiata con Battiston. Bonini, Platini fermato da Giresse. Giresse ha resistito anche al ritorno di Platini, anche all'intervento di Boniek. Röhr verso Tuvenet, anticipo di Cabrini, fallo di mano di Röhr. Calcio di punizione in favore della Juventus, l'arbitro è deciso, speriamo che lo sia fino alla fine, a impedire perdite di tempo. Bonini, Cabrini, al centro verso Scirea che lascia a Briaschi, Boniek, si allunga un tanto la palla di troppo, è intervenuto Di Ganà, gliel'ha tolta, ma Bonini ha rilanciato ancora Cabrini, ritmo impressionante della Juventus in questo secondo tempo, iniziato adesso anche più del primo. Boniek, filtra Boniek, Rossi, Platini ha tentato due volte di lanciare in profondità Tardelli che si era liberato bene in area ma glielo ha impedito Cialana, costretto anche lui come Di Ganà a posizioni di assoluta difesa, giocano praticamente nella loro metà campo, talvolta entro la propria area di rigore. Ora Di Ganà si porta in avanti, Cialana, Di Ganà, il cross destinato alla testa di Lacombe che era controllato da Cabrini, la palla sul fondo. Lancio Platini, deviazione di Röhr, poi Specht, Tuvenel, Di Ganà, Gires, Cialana, niente, sembravano vampate offensive ma ancora il Bordeaux pensa a tenere la palla. Cialana liberato sulla destra, Tuvenel sul cross, la palla insidiosa
a chiudere verso il portiere. Bodini l'aveva vista, è rientrato sui suoi passi mentre provava l'uscita. Ora l'affondo di Lacombe, fermato da Caricola. Sul fallo laterale. Batiston. La girata verso Lacombe in area, lunghissimo. Il lancio era stato effettuato da Müller. E palla nettamente sul fondo. Il Bordeaux ha compiuto qualche attacco, mi pare senza troppa convinzione, forse più per distogliere la Juventus dalla sua posizione offensiva che non con l'intento di nuocere. Adesso è Rossi che ha la palla. Tardelli l'ha mandata in area, Batiston ha respinto, Bonini ha rimesso in azione Platini, ancora Platini da Bonini, ancora Platini, Bonini, Rossi, un passaggio a sorpresa verso Tardelli, sorprende anche Tardelli e il Bordeaux cerca di venire in avanti con Gires, un passaggio indietro ancora a Tussaud. Cialana, scontro Cialana, Boniek alla peggio, Cialana e Rossi, fermato in un dubbio fuori gioco sul lancio di Scirea. Tuvnell, passaggio indietro di Gires a Batiston. Specht, Tussaud, Tigana, a fondo di Tigana, veloce il triangolo, va a chiudere Caricola, rinvio di Scirea. La palla giunge a Rossi, nessuno era la metà campo avversaria, Rossi deve fare tutto da solo, adesso c'è Briaschi, il lancio per Briaschi, scatto di Briaschi, va a chiudere su di lui Röhr e poi Specht evita anche il calcio d'angolo. Quando il Bordeaux si porta in avanti, la Juventus mette subito in pratica il suo contropiede, è un po' la prova generale di quello che sarà il gioco a Bordeaux fra 15 giorni. Il servizio in area, Lacombe si era liberato bene saltando più alto di Favero, ma è arrivato Cabrini a risolvere la difficile situazione. Tuvnell, Briaschi non si era accorto che alle spalle c'era Röhr che ha conservato la palla ai suoi, Cialana, Tigana, Tussaud che spedisce alle stelle il suo tentativo di cross. Sono passati 10 minuti del secondo tempo, un inizio vertiginoso da parte della Juventus, adesso il Bordeaux sta un po' riordinando le file e dimostra che quando si spinge in avanti è abbastanza pericoloso, ma non lo fa con molta convinzione per evitare il contropiede della Juventus che appare ora in questa situazione della partita l'arma più efficace nelle mani, anzi nei piedi dei bianconeri. Tardelli, Boniek verso Briaschi, Briaschi, il cross di Cabrini, sta per arrivare in
corsa Platini, non riesce alla deviazione prima dell'intervento del portiere. Bonini sull'attacco del gigantesco tedesco Müller, mantiene la palla, la serve verso Favero. Tardelli verso Cabrini, né Cabrini né Röhr toccano la palla, doppia finta, fallo laterale, la rimessa in gioco di Tovnell. Lacombe, Tiganà, Gires, Tovnell, Tiganà manda al centro un pericoloso pallone sfiorato in fase difensiva da Tardelli, ripreso da Lacombe che tenta il tiro da molto distante, un tiro insidioso perché sbuca in mezzo a tanti giocatori, tocca a terra, ma comunque è sempre controllabile senza troppe difficoltà da Bodini, che ha compiuto adesso al 12° minuto del secondo tempo, si può dire, la prima parata della partita. L'attacco era di Rossi, adesso di Cabrini, adesso di Briaschi, fuori gioco di Briaschi. Gires ha evitato l'intervento di Boniek. Tuvenet poi corre a ricevere il passaggio di Gires, lo raggiunge in tempo, ha davanti a sé Scirea, lo salta, ha saltato anche un avversario, poi mantiene la gamba tesa sull'intervento di Favero. Attenzione, Favero stava per reagire, intervento in gioco pericoloso di Tuvenet e calcio di punizione in favore della Juventus. Rossi, Tardelli, Favero, Bonini, Cabrini cerca di allungare la traiettoria per uno scatto di Briaschi, anche Briaschi aspettava alle sue spalle, la palla va innocua sul fondo. Mi sembra che la Juventus tra giocare la partita in difesa per evitare un tentativo di offensiva del Bordeaux e tentare il contropiede o viceversa continuare ad attaccare sia un momento in una posizione piuttosto fluida tatticamente, vero Tappini? Hai perfettamente ragione, ti dirò che nel secondo tempo il Bordeaux ha migliorato moltissimo, ha ristretto un pochettino le marcature nella sua metà campo e ha creato un po' più difficoltà per la Juventus. Credo che la partita in questo momento è molto più bella da parte del Bordeaux che da parte della Juventus. Comunque la Juventus più di così non so cosa può fare. Anche perché questa nuova tattica del Bordeaux gli ha facilitato il contropiede, che un paio di volte l'ha messo bene. Sì. Ecco Briaschi, vedi? Briaschi, Briaschi in appoggio c'ha Tardelli. Briaschi cerca di fare tutto da sé e viene messo a terra da Tiganà. Calcio di punizione in favore della Juventus. Paolo Rossi batte la punizione, Tiganà la mette fuori area e fuori campo, quindi per la Juventus è passato un quarto d'ora della ripresa, soltanto la rimessa per fallo laterale. Avanza Caricola, Caricola difende bene la palla, gliela ha tolta ancora Tiganà e c'è un contropiede abbastanza pericoloso, vediamo se Gires lo porta a conclusione,
glielo impedisce Boniek, che ha giocato veramente a tutto campo, ha segnato il gol, lo ha difeso in tutte le zone del terreno di gioco. Comunque il Bordeaux sta chiaramente dicendo che lo 0-1 gli va molto bene, che andrebbe volentieri alla partita di ritorno in questo, con questo punteggio. Anche questo tiro di Battiston da mezzo campo dimostra che le velleità offensive sono inferiori rispetto al mantenimento dello statu quo. Mentre la Juventus dovrebbe arrotondare il punteggio, vediamo adesso Cialana che ha chiuso il triangolo fra Briaschi e Tardelli, ancora Briaschi, resiste a Tiganà, scambia con Cabrini, il passaggio indietro di Battiston per poco non stava per essere stato da Boniek. La Juventus sta anche un po' pagando il grande ritmo messo in atto dall'inizio della partita. Su Battiston che avanzava minaccioso è arrivato preciso come sempre Scirea, lo ha fermato, e il lancio di Platini per Scirea e Rossi che si erano liberati in avanti è stato fermato invece da Tussaud. Tiganà, Gires. D'altra parte è anche logico, il Bordeaux che ha fatto niente o quasi niente fino a questo momento è chiaramente in maggiori condizioni atletiche della Juventus che ha giocato un'ora a grande ritmo. Gires. Gires è andato Bonini a ostacolarlo, fallo di Gires. Platini. 18 minuti del secondo tempo, il punto è quello del primo tempo, l'1-0 e qui il lancio di Platini su Rossi. Rossi fermato irregolarmente da Specht. Ecco il calcio di punizione battuto, Platini, Cabrini, Rossi, cross di Rossi, sta per rinviare Specht, interviene ancora su di lui Cabrini, fallo laterale è della Juventus, rimessa in gioco di Rossi. Su Favero, Boniek, Caricola, Tardelli, lancio di Tardelli su Platini, scatto di Platini per un soffio, riesce a controllare un pallone che poteva essere vincente. Il Bordeaux con Cialana, adesso con Tiganà dopo l'intervento di Müller. Ancora Tiganà, rilevato in posizione di punta dai suoi compagni. Tussaud, Tiganà dopo un bel controllo da parte di Cialana, e sulla destra è libero e riceve Touvenel, il cross deviato dalla schiena di Briaschi, riconquistato dalla Combe, lasciato a Gires. La Combe era fuori gioco, Touvenel. Platini, Bonini, fermato Bonini, anche Bonini appare un po' stanco, ora ne approfitta Müller per venire in avanti. Müller salta Bonini e poi sbaglia il cross mandandolo sul fondo. Tardelli a Rossi che è diventato alla destra, adesso si porta in avanti anche Favero. Briaschi, fallo su Briaschi, l'ha commesso Specht, punizione in favore della Juventus.
ha battuto Tardelli, palla sfiovere in area, colpo di testa di Cabrini, non era certo un tiro ma un suggerimento per Platini, palla molto in profondità, è intervenuto e ha liberato Dropsy, il portiere bordolese. Anticipo di Caricola, Tiganà, Lacombe controlla bene e malgrado l'intervento di Scirea scaglia contro la porta di Bodini un pallone abbastanza pericoloso. Mi pare di vedere un po' di crisi atletica nella Juventus, se sbaglio, ci sono uomini stanchi. Sì, mi dà l'impressione che il Bordeaux sia un po' più fresco in questo momento, infatti ha già creato 2-3 contropiedi, stanno giocando molto bene, tra l'altro hanno degli uomini con i piedi molto buoni e hanno cercato un po' di addormentare la partita. Comunque in questo momento c'è una leggera superiorità da parte del Bordeaux, che ha fatto meno fino a questo momento e quindi è chiaramente a maggiori riserve. Boniek, Tardelli, Cabrini, Tardelli, manda al centro un pallone, Platini lo alza di testa, su Platini interviene Specht, rimette in avanti Caricola, deviazione di Platini che è giudicato in linea con difensori e quindi in fuorigioco. Sono passati 22 minuti del secondo tempo, 1-0 per la Juventus dopo il gol di Boniek segnato al 29esimo del primo tempo. Inizio folgorante della Juventus nella ripresa, poi adesso c'è un ritorno dei francesi. Lancio di Platini verso Briaschi, chiaro doppio di Briaschi. Che ha resistito al tentativo di carica di Specht e ha raddoppiato. Ecco, rivediamo, il regista Tomassetti ci rimanda l'azione del secondo gol juventino. Vedete Briaschi che si libera con una spallata non troppo regolare, dobbiamo dirlo in tutta onestà. D'altra parte forse ha preceduto l'intervento analogo che voleva fare Röhr. Comunque qualche timida protesta da parte francese. 22esimo minuto del secondo tempo, Briaschi porta la Juventus sul 2-0. Ecco, abbiamo rivisto ancora, certo nel contrasto fra Röhr e Briaschi ci sono state delle spinte da entrambe le parti. Prova adesso l'affondo Cabrini, ha davanti Röhr, cede a Briaschi, l'autore del secondo gol, il passaggio di Briaschi in una zona del campo molto dubbia, ma è intervenuto Caricola, poi Boniek, ancora Caricola, Boniek, fallo su Boniek da parte di Tiganà. Ecco, avete visto l'arbitro, che è lo svizzero Galler, mimare l'irregolarità di Tiganà, e il calcio di punizione battuto da Tardelli, ha liberato Röhr, Cialana mette la palla a terra, il portoghese della squadra di Bordeaux, poi ha manovrato un bel pallone Gires, lo porta in avanti Tiganà, arriva puntuale anche Touvenel ma Tiganà lo ignora, lascia Battiston, è avanzato Cialana, cross a spiovere, Bodini lo fa suo senza difficoltà. Cabrini, 25esimo del secondo tempo, Briaschi, Cabrini, Boniek, ecco, è stato un po' fuori della manovra per tirare il fiato, adesso rientra Boniek,
Platini, 3-0, Platini, tiro al volo di Platini, è il più bel gol della serata, Platini, 3-0 al 26esimo minuto. Ecco, rivedete il cross di Boniek, guardate la sicurezza con cui Platini va all'impatto, tiro fortissimo in angolo, imprendibile, 3-0. Più bel gol della serata, vero? Altafini. Infatti è degno di Altafini. Platini è un grande campione, ha segnato un bellissimo gol. Tra l'altro la Juventus ha segnato il gol che meritava già nel primo tempo. Forse gli sono arrivati nel momento in cui stava giocando meno bene di tutta la partita, ma il calcio è fatto così. Adesso il Bordeaux non ha più niente da difendere, deve per forza farci vedere che cosa sa fare in attacco, anticipando un po' la partita del ritorno. Favero, e ancora una volta Touvenel è stato richiamato per un intervento a gamba tesa, ancora una volta su Favero. Ma il gioco non è stato interrotto per il vantaggio, la palla è rimasta alla Juventus. Tardelli, Platini, Rossi. Difende un pallone con agonismo, con forza, Rossi lo apre su Tardelli che lo mantiene in campo. Lo gioca adesso Briaschi, Tardelli, Rossi, anticipo di Cabrini, ma c'era stato un fallo di Rossi ai danni di Battiston. Rohr, Touvenet, Platini, un passaggio indietro un po' arrischiato, ma Bodini lo ha visto in tempo. Attacco portato adesso da Favero, adesso da Boniek. Non si è ancora chiaramente ripreso il Bordeaux dall'1-2 di Briaschi e Platini in 4 minuti. Caricola che accompagna la palla a Bodini, poi senza pressing da parte dei francesi, Boniek la riceve, Favero, Boniek, Bonini, Bodini non la prende con le mani, Scirea, sembra fermo il Bordeaux, ancora non si è ripreso dal KO del terzo gol proprio di Platini. Il passaggio indietro di Specht, vedete, proprio hanno perduto la misura del gioco. Gires, Tigana, fermato da Boniek. Boniek, Boniek, ancora Boniek, Platini, Briaschi verso Platini, anzi Tardelli era verso Platini, alla meglio la difesa, ma poi Tardelli evita ai francesi di proseguire lasciando loro solo un palo laterale per la rimessa in gioco da parte di Müller. Gires, volenteroso in avanti Rohr, fallo di mano volontario di Caricola, punizione già battuta dai francesi, viene in avanti Gires, Touvenel, insidioso il suo cross, Lacombe alle spalle di tutti, Tardelli, Boniek,
Platini. Fermato irregolarmente Favero, che si era portato in avanti con una spallata di interdizione. Calcio di punizione indiretto, lancio di Platini, era verso Rossi, torna la palla a Platini dopo il disimpegno francese, è corto il passaggio a Tardelli. Tussaud. Tigana. Ancora Boniek, è andato a interrompere l'azione avversaria, proseguita adesso da Tuvnel, che salta due avversari, va al cross, Tuvnel lunghissimo, controllato da Tardelli dalla parte opposta del campo. Servito Briaschi. Gires. Fuori gioco di Tuvnel sul lancio di Gires. Mancano 14 minuti alla fine, io penso che sul 3-0 adesso l'unica cosa da fare per la Juventus è evitare di subire il gol in trasferta da parte del Bordeaux, vero Altafini? Ha ragione, però io direi questo, che il Bordeaux ha sofferto un shock veramente molto grave, perché stava nel momento che stava giocando molto bene, ha preso il secondo gol e poi il terzo. Penso che ormai non c'è più niente da fare, perché penso che la Juventus sta amministrando molto bene e oltretutto è anche molto su di giri in questo momento. Fuori gioco di Rossi e Briaschi, entrambi, peccato, avete visto che cosa era riuscito a fare Platini? Ecco una puntata in avanti di Cialana, una delle pochissime, Tuvnel, ancora Cialana. La Combe solo, ha cercato di servire indietro Tigana, che ha raggiunto la palla, sì, ma portandola in una zona morta, la mette adesso in area, ancora la Combe, Gires, la rimette in area, il colpo di testa di Boniek risolve facendo intervenire Bodini. Ancora Boniek, applauditissimo, addirittura più di Platini. Eccolo che riceve ancora, non giunge a Rossi il suo pallone, ritorna ai giocatori del Bordeaux che lo portano in avanti con Gires. C'è anche Röhr in avanti, che ormai è diventato attaccante aggiunto. Platini con un bellissimo lancio ancora per Rossi, colto in fuorigioco ancora una volta. Gires, rinvio di Cabrini. Tussaud, oramai non c'è più da abbozzare tattiche di gioco, il Bordeaux viene avanti sullo 0-3. Vede in maniera assai precaria la sua posizione anche per quanto riguarda la partita di ritorno. Dieci minuti alla fine, quando rimette in gioco Bodini, il colpo di testa di Specht. Tuvnel, mentre Trappattoni sta facendo riscaldare Vignola. Tiganà controlla in acrobazia Tardelli, sull'uscita di Bodini preferisce rilanciare verso Boniek, che offre ancora a Tardelli la palla del rinvio. Rossi. Chiama in avanti Briaschi, che arriva puntualissimo, si sposta sulla destra, evita il ritorno di Tussaud.
il passaggio indietro a Tardelli, che non si aspettava il passaggio del compagno. Torna la palla ai francesi, anche Pioli sta scaldandosi ai bordi mentre viene mandato in avanti Müller con Caricola, fermato da Caricola e Scirea, il passaggio al centro di Müller, poi Caricola lo porta oltre la linea bianca. Rimessa in gioco per palla laterale da parte dei francesi, 36esimo minuto, 3-0 per la Juventus. Chiamato in avanti Toussaint, Gires, la palla in area, colpo di testa, Röhr, tiro di Röhr, la palla colpisce Boniek e va in calcio d'angolo. Protesta Röhr, ma l'azione è analoga ai due interventi anch'essi involontari dei francesi sui tiri di Platini. Cialana, il terzo calcio d'angolo della sua squadra, rilancia lontano Rossi e deve rincorrere il pallone Battiston ben in profondità nella sua metà campo. Touvenel, Gires, Tigana, è stato Scirea a respingere, la palla è rimasta a Cialana che l'ha scambiata con Gires, la manda al centro, esce Bodini di pugno e dal limite dell'area di rigore tira Tigana un pallone che è fortunosamente deviato da un difensore, perché mi pare che l'arbitro si consulta con il guardalinee, quindi è proprio l'errore di Tigana che grazia la Juventus che si trovava con la porta vuota. Tigana ha tirato la che ha accarezzato la rete sulla destra di Bodini. Tigana, Toussaint, Cialana, deviazione di Lacombe, esce Bodini e rinvia. Tigana costringe Cialana a questa rincorsa, si fa minaccioso il Bordeaux, mancano 7 minuti e mezzo alla fine. Tigana, fermato Tigana, riprende Röhr, porta in avanti anche la palla a Cialana, tiro ribattuto da Cabrini, ancora Cialana, Tigana fermato da Scirea elegantemente, poi allontana in fallo laterale Cabrini. Vignola e Pioli stanno ancora riscaldandosi, ma Trapattoni non dà l'ordine di entrata in campo, incita i suoi dalla panchina mentre Touvenel rimette in gioco. Gires, fermato da Bonini, che poi passa indietro, un pallone piuttosto pericoloso, controllato e rinviato da Favero. Un rimpallo fa giungere la palla a Bonini, ancora Favero, evita il corner Favero e rimanda in via Bonini. Ma su Platini commette fallo in recupero Touvenel, calcio di punizione in favore della Juventus. 5 minuti alla fine. Mi pare che ormai l'attacco del Bordeaux sia portato più con energia della disperazione che con qualche logica di offensiva di calcio, non ti pare, Altavini? Sì, hai ragione, direi che addirittura la Juventus si è chiusa quasi in difesa per difendere questo risultato, che è un grandissimo risultato, perché penso che pone una seria ipoteca alla finale di Coppa dei Campioni. Il Bordeaux, ripeto, ha giocato molto bene in quel periodo che era sull'1-0 e poi è stato traumatizzato da questo terzo gol che non ha potuto più fare niente. È una squadra molto buona che gioca molto bene a centrocampo, però non conclude quasi mai. Anche per merito della difesa juventina, che ha fatto una grande partita oggi, specialmente con Scirea, come sempre, ma davanti a lui Caricola ha giocato veramente bene.
ormai la Juventus in difesa, Cialana che cerca di portare la palla in avanti, cede a Battiston, Battiston, Müller, Lacombe, anticipo netto di Bonini, Rossi, Scirea, Boniek, Briaschi. Ha tardato il passaggio in avanti Briaschi e adesso il vantaggio dell'offensiva con un uomo in più è da parte del Bordeaux con Giresse su Müller. È uscito Caricola, preciso dall'area di rigore. Platini in verticale su Briaschi, anche Briaschi è piuttosto stanco, desiste dallo scatto. Röhr accompagna la palla a Trosby. 3 minuti alla fine. Tiganà chiama Tussaud ancora in avanti, palla a seguire di Tussaud, colpo di testa di Cabrini, indietro di Platini a Boniek, fallo su Platini di Tussaud, calcio di punizione in favore della Juventus. Sono provvidenziali questi calci di punizione perché spezzano il ritmo. Lungo rilancio di Bodini, nessuna parata in questa partita, ha dovuto soltanto impegnarsi in un paio di uscite di pugno, poi risolve questa situazione Platini con un passaggio indietro al lungo, un lungo passaggio indietro al portiere Bodini. Boniek ha arretrato la sua posizione la Juventus, ma mantiene la sua ragnatela al centro del campo. Specht, Tiganà, Tussaud, Cialana, Gires, Platini e Rossi gli hanno tolto la palla, contropiede della Juventus con Boniek, va Rossi in avanti, eccolo che riceve Rossi, anticipato dall'uscita del portiere Dropsy che si scontra con Rossi, entrambi rimangono contusi a terra. Mentre l'azione si è spostata verso l'area di rigore della Juventus, 1 minuto e 20 secondi alla fine, un tiro di Cialana controllato da Cabrini, poi da Briaschi, viene in avanti Favero, gli ha tolto la palla Tiganà ma la riconquista Briaschi. Scirea, inizia l'ultimo minuto di gioco. Duvenel in lotta con Briaschi, resiste alla carica, Röhr, 30 secondi, Tiganà, Platini sbuca alle spalle, impegna Specht che riporta in avanti il Bordeaux, 15 secondi. Fallo di Platini compiuto su Gires, punizione in favore del Bordeaux, mentre scade il 90° minuto. Non ci dovrebbero essere grandi recuperi, mentre Trapattoni chiede
la sostituzione ma non la ottiene, effettivamente mancano, cioè è già finito il tempo. Il Liverpool ha vinto per 4-0 con due gol di Rush sul Panathinaikos. La Juventus a tempo scaduto è in vantaggio per 3-0. Calcio di punizione. C'è Gires sulla palla, indietro Battiston. Ormai sono 46 minuti. Tira Battiston, ribatte la barriera, finita la partita. La Juventus ha vinto per 3-0 il suo scontro di andata della semifinale della Coppa dei Campioni. Boniek nel primo tempo ha segnato l'unico gol della prima parte della gara, nella quale la Juventus aveva maturato meno di quanto meritasse. Poi nella ripresa il secondo gol di Briaschi al 22esimo e il terzo di Platini, il più bello, al 26esimo hanno cancellato la squadra francese dalla partita e hanno messo la Juventus in una condizione lusinghiera per affrontare fra 14 giorni l'incontro di ritorno a Bordeaux. 3-0, Juventus batte Bordeaux. Signore e signori, buonasera da Torino.